Allora, il titolo voi l'avete sotto mano, no? Quindi il titolo è questo: l'audacia e il rischio. Voi vincete combattendo. Come e perché si vanifica l'epoca dell'endogamia e del cannibalismo? Come e perché il canone algebrico e zoologico? E come e perché la prosperità è affidata all'aritmetica e alla cifratica del viaggio. Questo è il titolo. Quindi, se ci sono questioni, proposte, obiezioni, ipotesi. Possiamo valutarle, verificarle, discuterle. Però questo in breve, perché non sappiamo se questa sarà o no una lectio brevis. Non lo sappiamo adesso, ci renderemo conto nel corso del pomeriggio. Invece è sicuro che la lezione di sabato prossimo non sappiamo se poi ce ne sia un'altra, avrà come titolo Lectio Brevis. Non so se abbiamo già dato questo titolo altre volte. Eh? No, quindi sarà Lectio Brevis. Per una ragione che preciseremo questa sera, abbiamo dato questo titolo. Allora, sentiamo quindi se ci sono notazioni. Non ce ne sono? Maestro, l'audacia e il rischio. Io mi riferisco a quello che ha detto lei. Circa, che dico sempre, l'autodistruzione dell'umanità nostra. L'autodistruzione. Bravo, esatto. Questo è l'argomento di oggi. Esatto. A parte tutto, cioè non siamo difesi da nessuno. La magistratura che fa schifo, invece di arrestare i banditi, i ladri, ecco, i delinquenti, arresta i galantuomini. Esatto. L'ultimo esempio è stato quello di quel poveraccio che è stato derubato e perché occasionalmente aveva la pistola e ha ucciso un bandito, adesso invece del bandito è arrestato lui. Sì. Questa è una vergogna. Non si può uscire, non si può camminare. Costruzione, stupri,
Insomma, che dobbiamo fare qui? Va bene. Razzismo, importantissimo questo. Ok, va bene maestro. Sentiamo. Qualche altra notazione? Prego, dalla Val. Sergio dalla Val. Probabilmente mi hai già fatto la verifica, ma rispetto al termine prosperità ci sono vari etimi, in cui in particolare due in cui colgono dal latino prospes, per cui sarebbe la speranza, e invece un altro invece dal greco che sarebbe prosferesse, in cui ci sarebbe il ferein, il portare. Allora mi chiedevo se nella prosperità appunto c'è qualcosa più della logica della speranza oppure di questo ferre dell'apporto, della portata, insomma, rispetto a come situare la prosperità, che mi sembra va bene. Intervenga. E poi c'è una conferenza già pubblicata sulla prosperità, in uno dei libri usciti. Sì, però appunto questo aspetto qui mi sembrava che dell'etimo, così mi chiedevo. E poi c'era appunto forse lungo questa questione, mi chiedevo come nella pratica si distingue, diciamo, la scelta obbligata dalla necessità. Certo. Dalla necessità intellettuale, ovviamente, non dalla necessità dal fare per. Ho capito, la necessità della parola. Sì. Però certe volte possono confondersi, c'è chi suppone che sia la necessità, scambia la necessità per o le mani legate oppure la scelta obbligata. Ho capito. Altri? Prego Enrica. Alors, concernant l'audace et le risque, concernant l'audace et le risque, oui. Alors, comme il y a cette particularité, disons, c'est moi, par rapport à l'entreprise, alors je me posais la question de la douleur et du deuil, par rapport à cet aspect-là, à ces deux aspects. Oui, la douleur et le deuil, oui. Oui. Non, le deuil et la douleur. Oui. Deuil et douleur. Parce qu'il me semblait que ça intégrait ces questions-là. Mm-hmm. C'est vrai. Altri? C'è qualche altra domanda? Allora incominciamo? Se non ci sono altre domande? Ce n'è una? No. Domande?
ciò che è più condiviso dagli umani è il fantasma di morte. Istituisce il domestico. Come il segno di ogni comunità. È ciò che Freud tenta di descrivere lungo l'intera sua elaborazione. Dalla interpretazione delle afasie agli aforismi londinesi. La morte del padre, l'infanticidio, il matricidio, la morte della materia, della parola. Come tutto ciò che descrive a proposito di Mosè, e di Totem e Tabù. Freud che giunge a constatare che originari sono perché da Transfert l'amore e l'odio. Senza il narcisismo della parola, pertanto senza il transfert, l'amore diventa l'amore di sé e l'amore dell'altro. Fra il suicidio, l'omicidio, l'ideologia dell'aiuto, quindi l'altruismo. Mere varianti del fantasma di morte sono il fantasma di palingenesi,
il fantasma di partenogenesi. Il fantasma di distruzione e di ricostruzione. Il fantasma di rovina e di rigenerazione. Il fantasma di spreco e di riguadagno. Anche Cupio dissolvi. Cupio dissolvi. Bramo che tutto sia dissolto. Quindi anche il fantasma di soluzione. Una variante del fantasma di morte è il fantasma di soluzione. Anche come fantasma di dissoluzione. Anche il fantasma di vendita totale. La vendita significando l'amore, quindi l'amore di sé, l'amore dell'altro. La vendita di sé, la vendita dell'altro. La città rovina, la città si rifonda. Vendere tutto per rifondare tutto. Molte le varianti dunque del fantasma di morte. Tutto è spreco e tutto è guadagno. Tutto è perduto e tutto è riconquistato. Il fantasma di morte diviene fantasma di cerchio.
Kierkegaard, timore e tremore. Se il tritone potesse credere, la sua fede sarebbe forse capace di trasformarlo in uomo. Il tritone credente. La fede del tritone. È un animale. Come a Roma c'è via del Tritone, piazza del Tritone, c'è il Tritone nella piazza, no? La scultura. Se il tritone potesse credere, dunque credere in Dio, credere in se stesso, credere. Se il tritone potesse credere, la sua fede. Quindi la determinazione della sua credenza sarebbe questa, sarebbe subito dipendente dalla sua volontà di bene. E che cosa vorrebbe se credesse, se potesse credere, il tritone? Vorrebbe soltanto trasformarsi in uomo. Quindi vorrebbe questa metamorfosi umana, vorrebbe umanizzarsi. Non vorrebbe restare animale, ma animale uomo. Trasformarsi in animale uomo. L'uomo tritone, il tritone uomo. Il tritone credente. Il tritone come uomo di fede. La metamorfosi, la posta in gioco, diventare, trasformarsi, mutarsi, cambiarsi, progredire, evolversi. Forse addirittura essere. Fino al punto di stabilire l'equazione fra il tritone credente e l'uomo di fede. La distinzione umana sarebbe data dunque
dalla fede come forma di credenza. Nello stesso saggio, Kierkegaard scrive: il cavaliere della fede è un uomo veramente felice, che possiede tutto il finito, dunque. Il Tritone non è soltanto un uomo, è un uomo a cavallo, è un cavaliere, è il cavaliere della fede. E cosa può essere il cavaliere della fede se non felice? Il cavaliere della fede è felice. È felice? Addirittura con un fantasma di possessione. Possiede. Possiede tutto, tutto il finito. Tutto il finito. E l'economia, tutto il finito, possiede tutto il finito e l'economia dell'odio, il colmo dell'economia dell'odio. E l'amore dell'altro senza più la carità. Sembra quasi fare la parodia Céline, quando scrive che l'amore è l'infinito messo alla portata dei barboncini. Un'attività canile. L'infinito di Céline sembra agli antipodi di tutto il finito di Kierkegaard. Ma è tutto il finito si edifica sull'infinito potenziale di Céline. Céline insiste che si tratta di un'attività animale, canile, ma questa attività per Kierkegaard ha una quintessenza nella credenza come forma di fede. Émile Cioran, nel 1952, nei sillogismi sull'amarezza, scrive: incominciare poeta
e finire ginecologo. Di tutte le condizioni, la meno invidiabile è quella dell'amante. Chi crede, chi si crede, chi si pensa, chi si immagina. Sta circolando. Chi vive senza follia non è così saggio come crede. Scrive La Rochefoucauld nel 1665. Chi si crede, chi si pensa, chi si immagina. Da come tolto l'ostacolo. Immagina, crede, pensa. Che l'ostacolo possa togliersi. Che la condizione possa togliersi. Si affida al condizionale. La vita affidata al condizionale non è la vita che abbia, che abbia la sua condizione nell'ostacolo. Nessuna scrittura della vita, se è affidata al condizionale. L'egemonia del discorso come causa è l'egemonia della vita affidata al condizionale. E l'egemonia del condizionale sulla vita. Il condizionale, da qui l'identico,
il simile. Il probabile, il verosimile, il probabile. Il regno del condizionale è il regno della paura. Precludendo il gerundio. Frutto del condizionale, la sua stessa ipotesi giuridica, e il soggetto. Il soggetto al posto del narcisismo, il soggetto come eroe, come vittima, e quindi il soggetto della paura. Il soggetto dell'amore e dell'odio. Il soggetto del coraggio e della modestia. Il soggetto dell'alternativa al posto della scommessa. L'istituto dell'alternativa dipende dal principio del condizionale. La scommessa viene enunciata, viene fatta propria. E chi non scommette fra il bene e il male? È la scommessa del soggetto, la scommessa del predestinato. La scommessa che si definisce sul principio del condizionale, la scommessa come se. La scommessa sul bene, sul positivo. Che si assume quindi il compito di economizzare il male e il negativo.
il fantasma di morte è lasciato agire, per dir così. Si fa copertura, sistema. Da cui dipendono tanto l'eroismo quanto il sacrificio mentale, tanto il pasto di amore quanto il pasto di odio. Sia la paura sia l'economia del rischio sul primato dell'assistenza e della protezione. L'economia del rischio, virgola, sul primato dell'assistenza e della protezione. E così è tutta una religione. A regnare e a governare il mondo. E così il principio della paura è il principio della signoria del mondo. Tutta una religione. Trae le mosse dal fantasma di morte. È la religione della morte che si ripartisce fra endogamia e cannibalismo. Che istituisce il segreto, e tutto ciò che si nasconde.
L'idea stessa di nascondimento è una variante dell'idea di morte. Così l'idea di segreto e di rivelazione o di svelamento. Il segreto di Bamma, il segreto della morte. La tranquillità è proprietà del narcisismo. Quindi, fra l'audacia e il rischio, fra l'autismo e l'automatismo, fra l'ubris e l'umiltà, e ancora fra il parricidio, il figlicidio e la sessualità. Quanta cuiusque animo audacia natura aut moribus inest, tanta in bello patere solet. E qui Cicerone, alludendo a questa possibile origine dell'audacia nella natura o nell'educazione, può far scivolare l'audacia verso una virtù soggettiva. Ma l'audacia esige l'oggetto. Niente audacia senza l'ostacolo assoluto. Se l'ostacolo si rappresenta se si definisce in questo o in quell'ostacolo, se l'ostacolo significa la prova da superare, allora nessuna audacia, nessuna audacia, ma soltanto, ma il campo è libero per la paura e per il coraggio, per l'eroismo e per il sacrificio mentale.
per la mentalità. Audentes, fortuna iuvat. E questo è nell'Eneide, Virgilio. Ma Ovidio invece nei Fasti fa il verso. Audentes, forsque deusque. Iuvat, forsque deusque. La fortuna è Dio, la divina fortuna. La divina fortuna, il Dio della fortuna. Il Dio fortuna aiuta. Tibullo ne fa un precetto. Audendum est. E già distribuisce la cosa fra i deboli e i forti. Audendum est. Quindi è forte che segue il precetto. Audendum est fortes adiuvat ipsa Venus. La stessa Venere aiuta i forti. Quindi Fors Deusque, qui è Venus. La fortuna qui è Venus. E ancora dunque la mora. L'amore è l'odio senza transfert, quindi affidati al soggetto. Si inquadrano nell'eroismo e nella mentalità. Come può intendersi l'audacia, come possono intendersi l'audacia e il rischio senza la tripartizione del segno? In che modo l'audacia è tributaria dell'equivoco, quindi della sintassi, e della menzogna, quindi della frase. E in che modo il rischio è tributario del malinteso, quindi del pragma.
il processo cifrematico e il processo intellettuale e il processo cifrematico? Senza l'agenzia del fantasma di morte.